sti cazzi muri! I vogliamo abbattere o no? I vogliamo abbattere o no? Una mattina mi sono svegliato. Assedio allo spot di Pozzallo con i nativi fuori e i migranti dentro. Abbiamo provato anche a dare una rappresentazione di solidarietà. Noi non diciamo a caso che siamo convinti che i muri siano sbagliati, la risposta è sbagliata, l'Europa sta sbagliando, c'è un'Europa ma anche tanti cittadini e cittadine di altri paesi intorno al Mediterraneo che vogliono far prevalere la solidarietà, la civiltà e anche la storia di questo continente e non quello che oggi hanno deciso di mettere in campo i governi, i muri, i respingimenti, le esternalizzazioni, gli accordi con i dittatori. Tornatevene a casa, negri, sporchi immigrati, rifugiati politici che sporcate il nostro paese! Questo spot, più che un hotspot, è diventato un centro di detenzione per questi profughi bambini che non trovano alloggio in altre strutture protette né in Sicilia né in Italia. Questo è il sintomo più evidente di un sistema d'accoglienza che non è adeguato al fenomeno che stiamo fronteggiando. Hotspot, posto perché? Beh, no, ma poi questo specifico sono dei punti caldi, perché dovrebbero essere dei punti caldi? Dovrebbero essere dei punti di calore per la gente che arriva, insomma, di accoglienza. Gli immigrati vogliono andare dove c'hanno parenti, dove c'hanno amici, i curdi arrivano e vogliono andare in Germania, i tunisini che sbarcavano in Italia vogliono raggiungere Parigi dove ci sono i loro parenti, insomma, la catena migratoria è quella che chi ha studiato l'emigrazione italiana conosce benissimo. Abbiamo visto i volti di chi lancerà i nostri bambini dalle finestre, dove andremo? Dopo le ultime frontiere! Questo no ai muri non rischia di essere un po' pane per i denti per quelle formazioni xenofobe, populiste in Italia e in Europa? Il fatto che il razzismo faccia parte della nostra cultura purtroppo è una cosa che sappiamo, siamo consapevoli di questo, però ci vuole una risposta che vada nella direzione opposta. Se non c'è una voce che si alza contro di loro, contro i razzisti, accusandoli di riportare indietro la storia, l'orologio della storia, io credo che loro continueranno ad avere tanto spazio. Il discorso anti-immigrati paga sempre, lo si può fare, è una delle paure abbastanza ancestrali, quella dell'altro lontano, soprattutto quando è descritto in maniera caratterizzata da tinte fosche. Non c'è bisogno di arrivi in massa di immigrati per il fatto che si sviluppino tendenze razziste e xenofobiche. Noi parliamo di un paese che ha un saldo migratorio negativo, vuol dire che ogni anno nel nostro paese sono di più gli italiani che partono, emigrano, vanno all'estero in cerca di un futuro e di una vita migliore di quelli che arrivano nel nostro paese e nelle nostre coste, pur essendo noi uno dei punti caldi, dei punti di arrivo dei flussi migratori dal sud del mondo. Non so come si spiega l'umanità o la disumanità, o si sente o non si sente. Vedere persone, ragazzi, tra l'altro minorenni in questo caso, sbattuti dentro dei posti del genere con le grate, la polizia, detenuti solo perché hanno tentato di salvarsi la vita e trattati male perché loro ci hanno raccontato cosa hanno mangiato carne una volta in un mese. Non riescono nemmeno ad avere il diritto di aver tradotte le lettere che devono firmare o cose del genere. Ecco, gli spiegherei che se una persona non si indigna di fronte a come viene trattato un essere umano, che tra l'altro ha passato le pene dell'inferno per arrivare qua, vuol dire che non è una persona.